Matteo Renzi, la mossa che terremota il PD, Deborah Serracchiani la prossima segretaria? Una bomba politica sganciata dal Corriere della Sera sul Partito Democratico, diviso come mai nella sua tribolata storia in seguito alla batosta elettorale del 4 marzo. Le spaccature, però, non sono dovute soltanto alla linea da tenere con il M5S, con Matteo Renzi contrario ad ogni tipo di apertura. A dividere il partito che è anche la scelta del futuro segretario, tanto che, anticipa Maria Teresa Meli, l'assemblea nazionale che avrebbe dovuto tenersi ad aprile per eleggerlo con assoluta probabilità slitterà a giugno. Ma la bomba è un'altra. Ed è relativa al nome dell'ultima ora, la pedina che potrebbe andare a sostituire il reggente Maurizio Martina, si tratta di Deborah Serracchiani. L'idea di proporre la presidente dimissionaria della regione Friuli Venezia Giulia nasce in ambienti renziani, dove si vuole puntare su una donna. Questo per dare un segnale di novità, ma anche per spiazzare gli avversari interni, difficile opporsi all'idea che il PD, per la prima volta, abbia un leader donna. La decisione definitiva, comunque, ancora non sarebbe stata presa. Ma la pista che porta alla Serracchiani, ex vice segretaria del partito e neo eletta alla Camera, sarebbe assai concreta. Il primo degli sfidanti potrebbe essere Sergio Chiamparino, il cui nome viene caldeggiato dalla fetta di partito che, ora, ha come riferimento il capogruppo a Montecitorio, Graziano Del Rio.